mi sono iscritta alla facoltà di agraria ed in particolare al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali perché fin da piccola sono sempre stata appassionata dell'ambiente, delle foreste e degli animali. Fin dai tempi delle scuole medie il mio sogno è sempre stato quello di diventare un funzionario del corpo forestale dello Stato. E finite le scuole superiori, ho scelto di iscrivermi al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali perché è una delle lauree tecnico-scientifiche, che danno la possibilità di poter partecipare ad un concorso per funzionari del Corpo Forestale dello Stato. Per un agente del Corpo Forestale dello Stato, le attività spaziano dalla difesa del territorio alla prevenzione degli incendi boschivi, dalla repressione dei reati ambientali alla sicurezza del comparto agroalimentare, fino ad arrivare al contrasto del bracconaggio e dell'abusivismo edilizio. Poi c'è il controllo delle attività estrattive, quindi il controllo delle cave, il controllo, la repressione dei reati connessi allo smaltimento illecito dei rifiuti. Oppure io stessa ho avuto la possibilità come agente di partecipare ai rilievi in campo per la realizzazione dell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio forestali. Lavorare come agente del Corpo Forestale dello Stato, secondo me, è un motivo di stimolo perché fare questo lavoro porta ogni giorno a fare nuove esperienze, non si smette mai di imparare. Motivo di orgoglio perché qualsiasi cosa si faccia, si ha comunque sempre la consapevolezza, di svolgere un lavoro utile al paese e soprattutto alla tutela del nostro patrimonio naturale. Motivo di soddisfazione anche perché, io ritengo il mio lavoro un lavoro speciale. Con il mio lavoro riesco a mettere in pratica, tutto quanto appreso nel corso, degli studi presso l'Università della Tusce. Io, mi ritengo fortunata e sono, onorata di poter svolgere un lavoro attinente al mio corso, di laurea.